Buongiorno e ben ritrovati con Fatti e Misfatti, il format televisivo di Video Italia Puglia in collaborazione con la Gazzetta del Mezzogiorno. Parliamo sempre di quello che la Puglia ci offre in positivo e oggi continuiamo a guardare, a scrutare questo mondo, questo bellissimo mondo dedicato all'infanzia con Città dell'Infanzia, questo progetto nato ormai da circa 2 anni, che porta vari professionisti ad unirsi insieme e a analizzare in maniera veramente approfondita tutte le tematiche riguardanti i bambini. E oggi con noi ci sono ancora altri due specialisti, due professionisti che si occupano di bambini. Nello specifico oggi abbiamo la dottoressa Alessandra Russo, medico oculista perfezionata in oftalmologia pediatrica, è difficile esprimere questo concetto, e il dottor Giorgio Pagnotta, tecnico audioprotesista uditivo con specializzazione in protesizzazione infantile. Spero di Esatto, aver sì. correttamente espresso le vostre caratteristiche, soprattutto legate alla specializzazione. Dicevo, Città dell'Infanzia, dove voi siete anche redattori di questo portale, dove ogni settimana o comunque in a cadenza periodica vi confrontate con questo mondo. Però partiamo prima dalla vostra professione e visto che la nostra è una trasmissione di servizio, parliamo un po' di voi, a partire da Alessandra, medico oculista perfezionata in oftalmologia pediatrica. Esattamente. Diciamo il mio interesse per l'oculistica nasce dai primi anni di università. Sebbene fossi portata verso altre strade, poi si è andata nel tempo. Prima parlavamo a telecamere spente, c'era una vena artistica, però. Ah sì, la mia famiglia vi sceglie il cinema Politeama, che è conosciuto da tutti, quindi sono sempre vissuta in questo ambiente, ce l'avevo dietro casa e è stata un'esperienza bellissima, però la mia professione è diversa. Diciamo il mio percorso è un po' Però anche con gli variegato. occhi guardavi il Ah mondo e quindi sì. di conseguenza c'è un nesso, eh? Assolutamente, ma se devo scavare nella mia memoria, addirittura il primo anno di università fatta a Chieti, ho vinto il corso in teatro al Teatro Marruccino addirittura. Era una cosa bellissima, pagata addirittura dalla regione. Facevano delle cose mostruose, però ho dovuto abbandonare perché medicina, ahimè, non va Non molto permetteva, d'accordo con esatto. attività secondarie. Stavo dicendo, il mio percorso è un po' variegato. Io nasco come medico militare, addirittura dell'aeronautica, Quindi un esattamente. medico con le stellette. Con le stellette ero tenente e sono stata del primo corso AUFP dell'aeronautica, il primo in assoluto, poi ce ne sono stati tanti altri, ed ero il medico più giovane entrato in aeronautica, quindi è una cosa di cui essere fieri. Ho fatto la famosa scuola di guerra aerea, SGASAM, che ora non esiste più perché l'hanno trasformato in liceo. Poi, diciamo, ho fatto questo percorso con l'oculistica e con l'oculistica pediatrica invece è nato quasi per caso. Io credo molto nel destino, penso che le sliding doors esistano davvero. Mi sono trovata a fare un avviso pubblico in Trentino, a Rovereto, per un posto mancante. Infatti la collega era in maternità e si occupava di oculistica pediatrica. Io me ne ero occupata durante la specializzazione, ma non in modo preponderante. Quindi mi sono dovuta ad affrontare questo mondo, tra virgolette, sconosciuto, Tutto però certo. mi ha appassionato in una maniera mostruosa. Lì si lavora in un modo che qui ce lo scordiamo, è qualcos'altro. Io sto cercando di portare un granellino di quello che ho imparato qui. Lì si fanno gli screening a tappeto, vanno le ortottiste, ne sono 5 lì in ospedale, sul territorio, in tutte le scuole a fare questi screening. I casi segnalati vengono portati in ospedale, la visita è pagata dalla regione, qui ce lo scordiamo, è qualcos'altro. Io vado nelle scuole come, diciamo, privata, Volontaria. con volontaria, con la splendida associazione creata da Serena Edenzo, Città dell'Infanzia,
Questa cosa volontaria, assolutamente gratuita, che è un servizio fornito alle famiglie, Certo. addirittura non viene nemmeno recepita e molte scuole non ci hanno nemmeno dato l'assenso, e questa è una cosa veramente obbrobriosa. Esiste questo termine? Sì. Esiste, esiste, cerchiamo di cancellarlo, anzi sì. Usiamo proprio, visto che siamo in tono abbastanza goliardico, di scancellarlo e invitiamo le scuole attraverso Città dell'Infanzia veramente ad operare questo screening, perché è molto importante, poi permettetemi, è pure gratuito, quindi di conseguenza perché no. Alessandra, qual è la differenza, perché dicevo all'inizio di trasmissione, noi siamo una trasmissione di servizio, quindi chi ci ascolta vuol capire un po' i meccanismi, ma vuole essere naturalmente anche informato. Qual è la differenza di un medico oculista nell'operare con gli adulti e quindi con tutti i problemi che naturalmente abbiamo e invece con i bambini? Allora, è molto diverso come modus operandi. Innanzitutto il bambino te lo devi conquistare, perché il bambino quando vede il camice bianco di per sé è spaventato e diventa, si irrigidisce. La prima cosa che faccio, infatti, quando entrano nel mio studio è metterli a proprio agio. Tant'è vero che non voglio vantarmi di questa cosa, ma è una cosa bellissima. Io sono anche mamma di un bimbo di 2 anni, quindi per me è una cosa stupenda. Che le mamme dicono: non vedeva l'ora di venire dalla dottoressa. Io poi faccio una cosa fortissima, li chiamo patato. Questa è una cosa che mi è rimasta da su, dal nord, li chiamano tato, io patato ho aggiunto un suffisso, e li chiamo patato, patate, e loro se lo ricordano. Giorni fa una mamma mi diceva: ma sai che quando passano giù al suo studio dico la dottoressa del patato? E quindi questa cosa di metterli a loro agio, farli giocare, la visita diventa un gioco e loro sono contentissimi. Faccio anche una cosa bellissima nei bimbi che fanno la terapia antiambliopica, chi ha l'occhio pigro, che è una cosa che purtroppo è bene scoprire in tempo, perché abbiamo pochi anni per supplire a questa mancanza dell'occhietto. Do una specie di diplomino quando raggiungono i 10 decimi, scrivendo club 10 decimi, e loro sono contentissimi, se lo mettono in camera è la loro prima conquista. Mamma mia, è una cosa bellissima. Metto anche la foto su Facebook, ho creato una pagina oftalmologia pediatrica Trani, ed è una cosa che loro apprezzano tantissimo, quindi giocare in questo modo te li catturi proprio, la loro disponibilità e il loro essere aperti a fare la visita come se fosse un adulto. La visita per l'adulto è molto più facile, le patologie sono in verità diverse, però chi si occupa di bambini sa perfettamente che è un mondo completamente a parte. Torneremo magari tra un po' a parlare proprio delle patologie specifiche che riguardano il mondo dei bambini, mentre Giorgio, presentati un po', tu sei, spero di essere molto descrittivo, tecnico audioprotesista uditivo con la specializzazione in protesizzazione infantile, giusto? Sì, la specializzazione è relativa a un master conseguito successivamente alla laurea. La figura di tecnico audioprotesista, che oggi è di fatto un dottorato riconosciuto, è una figura che si occupa della riabilitazione uditiva e lo fa mediante la protesizzazione acustica. Quindi io da 15 anni circa mi occupo di questo ambito, lo faccio con un'assoluta passione, perché è veramente bellissimo occuparsi poi di sviluppare un percorso di riabilitazione, vedere nelle persone una crescita di una capacità che in realtà si era in qualche modo persa, o nel caso dei bambini, nel vedere la nascita di una capacità, lo sviluppo di una capacità che deve essere creata mediante appunto un sistema di correzione. Sei all'interno di Città dell'Infanzia come? Io in questa grande famiglia. Io sono all'interno di Città dell'Infanzia da circa un anno e mezzo, insomma, ho conosciuto Vincenzo e Serena più o meno quando era l'inizio del percorso dell'associazione Città dell'Infanzia. C'è stata una breve chiacchierata informale con Vincenzo e Serena, ci siamo conosciuti e mi è piaciuto sin dall'inizio il progetto. In realtà era nei miei intenti quello di potermi dedicare a un qualcosa di volontario e di farlo, ecco, di dedicare una parte della mia attività a un'attività volontaria, insomma. E loro mi hanno subito messo a mio agio, hanno capito, insomma, che lo sviluppo di un'associazione vincente poi dia la possibilità a ognuno
di dare il proprio contributo, quindi a me è piaciuto questo, l'idea vincente di Città dell'Infanzia è quella di permettere a ognuno di esprimere ciò che è, e quindi insomma sono a casa mia nel fare la mia attività e lo faccio con passione. Ti faccio la stessa domanda che ho rivolto ad Alessandra, c'è una differenza nell'approccio tra, soprattutto della tua professione, tra il mondo adulto e quello dei bambini? Beh, sì. Spiegavi prima che comunque chi ha delle problematiche riguardanti all'udito nei bambini è il 3 per mille, se non erro. Come... Sì, le statistiche parlano di un 2-3 per mille, quindi ogni 1000 bambini nati, 2-3 hanno una problematica uditiva che è di tipo congenito, ereditario o acquisita. E l'approccio è diverso perché comunque c'è un carico emotivo differente e questo carico emotivo per lo più è legato anche alle apprensioni che un genitore ha rispetto allo sviluppo del proprio figlio. Quindi insomma bisogna avere un approccio molto più empatico verso il bambino innanzitutto, che non deve, ecco sono d'accordo perfettamente con Alessandra, non deve avere timore nella figura del medico, del dottore, ma deve subito entrare in un rapporto confidenziale, in un rapporto di fiducia. Su quello poi si riesce anche a sviluppare la fiducia conseguente dei genitori e quindi si va avanti in un percorso che è delineato e specificato da determinati dettagli prescrittivi che i medici ci affidano. Anche tu hai dei nomignoli particolari quando incontri i tuoi piccoli pazienti? No, perché poi i bambini sono tutti differenti tra di loro, hanno già una personalità ben delineata, bisogna entrare con ognuno in un approccio diverso, l'importante è poi diventare, tra virgolette, ecco, amici, fare in modo che si fidino, no, non utilizzo dei nomignoli specifici. Magari il naso rosso come il famosissimo medico americano. Senti Alessandra, quali sono le patologie diciamo più comuni che riguardano nel tuo ambito i bambini? Allora, come avevo citato già prima, l'ambliopia o occhio pigro. Purtroppo questa è una patologia molto molto frequente che va scoperta in tempo, proprio perché per riabilitare un occhio pigro non si ha tutto il tempo a disposizione, si parla di 7-7 anni e mezzo, l'età limite in cui quest'occhio può diventare come il suo fratello, quindi normale, con una visione massimale. Ecco perché la prevenzione, ecco perché è bene fare a questi bimbi una visita preventiva. Le nuove linee guida parlano di 3 anni di età la prima visita, senza tralasciare il test del riflesso che fanno i pediatri abitualmente, che è molto molto importante, anzi invito i pediatri, di dove avessero qualche dubbio, a dilatare le pupille di questi piccoli pazienti. Proprio un mesetto fa, 2 mesi fa, mi è arrivata in studio una bimba di 8 anni con la cataratta congenita. Questa è una delle patologie che ancora frequenti, che si rilevano anche in tarda età. E quella bimba... Cioè, permettimi, la cataratta? La cataratta congenita non è altro che la cataratta che si ritrova nell'anziano, ma che nasce col bimbo. Quando è monolaterale è foriera di ambliopia, di occhio pigro, se non trattata proprio in primissima infanzia. Questa bimba ci è arrivata ad 8 anni ad essere trattata dai colleghi meravigliosi del Di Venere, che sono stati nella persona del dottor Minerva prontamente, come dire, consci della situazione di questa bimba, l'hanno operata in pochissimo tempo dalla diagnosi, quindi c'è anche questa connessione che io ho molto forte con i miei colleghi. E niente, diciamo, questa patologia va assolutamente indagata, dicevo, dai pediatri, perché col test del riflesso rosso che si fa nei primissimi giorni di vita, noi vediamo se è ben visibile la retina, se si hanno qualche ombreggiature che possono mettere in evidenza qualcosa. In quel caso, mi raccomando, visita oculistica, non dovete aspettare, le cose vanno prese per tempo. Una cosa presa per tempo è prevenibile qualsiasi difetto
molto grave che invece si potrà avere se questa cosa viene diagnosticata troppo tardi. Un'altra patologia molto frequente nei bambini è lo strabismo, anche in questo caso è bene diagnosticarla per tempo perché si può fare terapia, training, si può in qualche modo aiutare il bambino a convivere meglio e ad avere una vita migliore con i suoi occhi. Assolutamente. Senti Alessandra, naturalmente queste sono attenzioni che vanno curate in ambito medico, però magari anche più in là, quando il bambino inizia a studiare, ad approcciarsi sia col mondo del gioco ma anche col mondo dello studio, ci sono dei segnali magari che il genitore può cogliere e quindi magari poi successivamente sottoporre il piccolo ad analisi più approfondite? Assolutamente, il segnale cardine è il mal di testa. La maggior parte dei pazienti che vengono in studio da me in prima visita hanno questo sintomo. Il mal di testa è molto molto importante da indagare. La prima cosa da fare è assolutamente la visita oculistica prima di passare al neurologo, fare TAC e risonanze, che sono le cose che certo andremo a fare dopo, perché spesso il mal di testa è dovuto a mancanza di occhiali, quindi ad ametropie non corrette. Il bimbo che vede bene non vuol dire che non abbia difetti refrattivi. Spesso è un ipermetrope non corretto che si sforza tanto e quindi è da qui il mal di testa. Ecco perché è importantissimo fare prevenzione, ripeto. Altri sintomi possono essere il bruciore, la lacrimazione, ma quelli sono già più evidenti, quindi il genitore come allarma innanzitutto il pediatra, che poi grazie a Dio con i pediatri della nostra zona c'è un bel rapporto di congiunzione, quindi ce li mandano, ce li inviano. Questi sono i sintomi maggiori, poi vabbè, l'occhietto storto, eccetera, vabbè, quello, eccetera. Certo, vabbè, quello diciamo è più visibile, quindi si interviene prontamente. Giorgio, invece, per quanto ti riguarda, le patologie che riguardano la tua specializzazione, quali sono quelle più frequenti e come naturalmente essere attenti subito nell'intervenire? Le patologie pediatriche sono di natura innanzitutto genetica. Tra queste riconosciamo dei danni legati appunto ad alcuni geni, tipo la connessina 26, oppure ci sono delle forme anche acquisite, sempre perinatali, acquisite, tipo il complesso Torch, la toxoplasmosi, la rosolia, il citomegalovirus, oppure delle cause perinatali tipo l'ipossia neonatale. Quindi insomma ci sono delle cause che sono più frequenti. Per ciò che riguarda l'attenzione, ecco, allo sviluppo uditivo, a questa capacità, è importante tener presente che ci devono essere delle attività di screening che vengono effettuate già alla nascita. Oggi gli ospedali in Italia, ma anche in Puglia, prevedono l'attività di screening delle autoemissioni acustiche, quindi si va a valutare se c'è una motilità cellulare dell'orecchio e in caso di risposta positiva al test, quindi non c'è un'attività cellulare, si va poi a degli screening degli esami di secondo livello. Il nostro operato è successivo, cioè nel momento in cui viene appurata dai medici, dagli otorini, dagli audiologi che ci sia una problematica uditiva, interveniamo noi con la protesizzazione che viene prescritta. Succede però che in alcuni casi non ci sia una sfugga il dettaglio, insomma, il dettaglio, la problematica uditiva di un bambino, e quindi si arriva a scoprire questa situazione a 6-12 mesi, talvolta anche di più. Chiaramente l'attenzione che devono avere i genitori, i parenti in primis, è quella dello sviluppo del linguaggio, l'evoluzione del linguaggio e dell'attenzione del bambino. Noi sappiamo che il bambino sviluppa il linguaggio a partire ai 6 mesi dall'allallazione, ma anche poi alla formazione di piccoli monosillabi. Se questo non avviene, bisogna subito intervenire e capire se il problema è di natura solo logopedica, se il problema è di natura uditiva, e quindi intervenire e fare degli accurati esami.
La nostra fase successiva, la riabilitazione uditiva, avviene per mezzo protesico e lo sviluppo del linguaggio appunto poi per trattamento logopedico. Ciò che è importante fare è essere attenti però, ecco, a questi segnali, a questi campanelli d'allarme che nel bambino possono evidenziarsi. Certo, e come sempre la nostra trasmissione è una trasmissione di servizio e vi lancia questi input, naturalmente poi bisogna rivolgersi ai professionisti come Alessandra e Giorgio. Però all'interno di Città dell'Infanzia il vostro ruolo qual è? Voi cosa fate, soprattutto nel portale, Giorgio? Io sono redattore nella rubrica Salute e Benessere, quindi periodicamente scrivo articoli legati appunto a quelle che possono essere le varie problematiche uditive, le varie patologie, ma anche a quelle che sono le caratteristiche del nostro lavoro, le tecnologie protesiche e gli approcci protesici. Quindi parliamo, spaziamo nei vari ambiti, insomma, che concernono la mia professione. Per ciò che riguarda invece delle attività più pratiche con Città dell'Infanzia e anche però con i miei colleghi di Progetto Udito, sviluppiamo delle attività di screening. La prima, che già stiamo portando avanti per il secondo anno consecutivo, è quella nelle scuole medie. Stiamo visitando i ragazzi di terza media, visitiamo ragazzi di 12 anni perché è importante che ci sia una piena collaborazione del soggetto, quindi 12 anni è un'età, è l'età giusta per iniziare a fare questo tipo di attività. Misuriamo la loro capacità uditiva e poi, cosa importante, perché non mi aspetto di trovare dei soggetti positivi a problemi uditivi, diamo loro un vademecum sull'utilizzo corretto dei lettori MP3, delle cuffiette. Perché? Perché una delle problematiche che sta emergendo con molta forza è quella dei traumi acustici giovanili ed è il legato classico volume a palla, come si dice. Esattamente, esattamente. Ci sono i dispositivi, i riproduttori musicali prodotti in Europa, quindi con certificazione europea, all'incirca erogano come massima portata 105-110 decibel. Chiaramente 105 decibel tenuti in cuffia, quindi con un'amplificazione diretta, per tempi di esposizione lunga vanno a creare inevitabilmente nel tempo delle problematiche uditive. E il trauma acustico, anche perché, permettimi la battuta, non è poi Gigliola Cinguetti che canta all'interno di quel dispositivo, ma sono questi suoni con questi ritmi, sì, e questi bassi sparati in una certa maniera. Hai colto esattamente un altro dettaglio, perché nell'articolo che io consegno ai ragazzi e che spiego loro, si parla del tempo di esposizione, diamo proprio delle indicazioni dei tempi di esposizione in base al volume erogato dal lettore MP3, ma questi tempi di esposizione, questi volumi variano anche a seconda del tipo di musica. Chiaramente ascoltare musica jazz, musica leggera, non è come ascoltare musica metal o musica dance, dove ci sono dei picchi di intensità più alti che possono andare a danneggiare determinate zone della coclea. Il trauma acustico poi è tra le problematiche uditive una di quelle più fastidiose da un punto di vista di correzione. Perché? Perché va a colpire settorialmente un determinato punto dell'orecchio, per cui il soggetto continua di base a sentire, però perde delle sfumature, la percezione di alcuni fonemi, e quindi sente ma in maniera diversa, in maniera distorta. Quindi Giorgio, tu mi stai dicendo che gran parte magari delle problematiche sono dovute a esposizione proprio nell'ascoltare praticamente questa musica ad alto volume. Magari la persona è perfettamente, ha un organo uditivo perfettamente funzionante, poi con il passare del tempo, magari con l'uso e l'abuso, diciamo così, di questa musica, certo, fa provocare a se stesso dei traumi. E che tempi quindi di esposizione lunghi e volumi. Quindi questo è un consiglio elevate, che dobbiamo dare anche ai genitori. È un consiglio che vale per tutti. Certo. Insomma, tempi di esposizione lunghi e volumi elevati chiaramente creano uno stress uditivo, ma anche poi un deterioramento della capacità.
E questo vale per tutte le fasce di età. Chiaramente c'è anche una materia che viene valutata nella medicina del lavoro per quei soggetti che appunto lavorano in ambienti rumorosi, in fabbriche. Abbiamo dedicato... Che usano naturalmente dei dispositivi di protezione. Sì. Abbiamo dedicato questa attività di screening perché c'è stato un dato dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di un paio d'anni fa che parlava di circa 1 miliardo di giovani colpiti da ipoacusia al di sotto dei 25 anni. Questo chiaramente è un problema enorme perché certo. L'ipoacusia è di per sé irreversibile e comunque bisogna tenere presente che la correzione, la protesizzazione acustica serve a migliorare la capacità uditiva, ma non certo a restituire quella zona, quella struttura dell'orecchio che si è deteriorata, quindi noi andiamo a far lavorare in maniera migliore la parte residua dell'orecchio, ma ciò che si è perso, insomma è importante concepire questo. Poi le perdite uditive sono strettamente legate a una problematica di comunicazione, quindi se non concepiamo l'importanza di questo organo di senso, non ci rendiamo conto poi nel trascurare determinati accorgimenti che si può perdere veramente la vita di relazione. Assolutamente, quindi... sono d'accordissimo con te e mi permetto anche di consigliare, non per altri motivi, quello dicevamo a telecamere spente, anche di abbassare i volumi quando si è in macchina perché la musica è bello ascoltarla, ma nell'ambito della normalità e non... C'è un grosso equivoco, praticamente noi cerchiamo nel volume, nell'intensità dei segnali acustici che sfuggono, ma se un segnale, un suono è povero, alzando il volume avremo un segnale più alto ma sempre povero, voglio dire, un buon impianto ci dà tutti gli strumenti che vogliamo ascoltare di un brano musicale, ma se abbiamo un impianto ridotto nelle capacità, comunque quei dettagli che vorremmo apprezzare non li apprezziamo anche ad alto volume. Assolutamente, ma anche se penso che nella stragrande maggioranza, mi riferisco alle macchine con i volumi alti, è solo un mettersi in mostra e poi niente di più, non cercare le sfumature che intendevi e tu. Beh, Alessandra, invece il tuo ruolo all'interno di Città dell'Infanzia? Come Giorgio sono anch'io redattrice nella rubrica Salute e Benessere, anch'io mi dedico agli screening come citato poc'anzi. Io al contrario suo vado sui bimbi piccini, vado negli asili e quest'anno abbiamo introdotto anche le prime delle scuole elementari. Perché non andiamo oltre? Perché si suppone che i bimbi più grandi abbiano già fatto una visita oculistica. D'altronde lo screening non si propone di fare la visita, di fare una diagnosi di certezza. Si pone come campanello d'allarme lì dove ci accorgiamo di qualcosa che non va, quindi viene consigliata alle famiglie una visita anche con tempi lunghi, quindi possono assolutamente prenotare tramite ASL, non c'è il vincolo assolutamente di andare dal privato. Lo screening è importantissimo perché mette in evidenza tante problematiche. I bimbi di oggi sono iperesposti ai device elettronici. In Giappone, dove ci sono arrivati un po' prima di noi, l'85% dei bimbi porta gli occhiali e la miopia sta diventando endemica, epidemica, dilagante. Questi bimbi che sono continuamente in spasmo accomodativo perché usano i tablet, i cellulari, beh, dico ai genitori, basta, fermateli, lo fate per il loro bene, portateli all'aria aperta, il sole, guardare le lunghe distanze è la terapia migliore per un benessere visivo negli anni a venire. Sì, diciamo che c'è un abuso di questo tipo di tecnologia che assolutamente serve, non mettiamo in dubbio, però essere lì per tutta la giornata non o per gran parte la della giornata, babysitter. Esatto, o con la TV o con i giochini non fa sicuramente bene, sicuramente agli occhi, ma anche alla formazione del futuro
cittadino e della futura persona. Bisogna mettersi in ginocchio e giocare con i loro figli, non affidarli al tablet, è troppo facile. Assolutamente. Alessandra, c'è anche un'idea, perché ne parlavamo poco prima dell'inizio della trasmissione, un'idea credo unica in Puglia che arriva sempre dal nord come diciamo idea, perché lì è abbastanza diffusa, ma voi a breve, penso per la metà di maggio, dei professionisti sono messi insieme, siete tutte donne o tutte no? Tutte donne. Quindi professionisti al femminile si sono messi insieme per il primo hub multispecialistico. Esattamente, è un hub, ossia un punto di incontro, non ho voluto proprio dare la dicitura studio. Perché è un po' stile studio americano di avvocati. Esattamente, perché non è detto che ci siano solo professionisti del campo sanitario. Ci sarà con me, che mi occupo preponderamente di oftalmologia pediatrica, una logopedista, una psicologa e una pedagogista che è specializzata in riabilitazione della scrittura, quindi tutto incentrato sul bambino con problematiche. Oggigiorno i bimbi con queste problematiche sono veramente tanti, e lo dico anche da consulente dell'INPS, che li vedo anche in quell'ambito. Quindi perché non mettere i genitori in condizioni di andare in un posto e trovare tutte le figure che possono in qualche modo aiutare questo bimbo senza girare tanti posti? Questo vorrebbe essere uno dei primi esempi di come dire, co-searching, per aiutare la famiglia a non, come dire, impiegare risorse e sprecarle. Certo. Per aiutare il bimbo, quindi un unico posto con tutte queste figure insieme che si occupano di pediatria in maniera un po' specialistica. Certo, beh, un po' è anche quello che la finalità di Città dell'Infanzia, perché il mettere insieme tanti professionisti come voi che curano, parlano, suggeriscono soprattutto i genitori riguardanti il mondo del bambino è stata un po' l'idea vincente di questo progetto, che ricordiamo ha dei validi professionisti che mettono a disposizione il proprio sapere, la propria opera in un portale, e che creano questo feedback, perché io suppongo che voi riceviate ogni tanto proprio delle domande riguardanti un po' l'argomento da voi trattato, e magari in questo mondo virtuale, come dicevi tu Alessandra, trovate varie persone, varie specialità, varie situazioni, diventa difficile. Invece benvenga l'idea del lab multispecialistico, arrivare in un luogo dove bene o male hai tutto a portata di mano diventa poi un po' inquadrare tutto quanto. È quello che avviene anche con Città dell'Infanzia. Quali sono i vostri progetti futuri, sia personali che legati a Città dell'Infanzia? Magari possiamo dire il prossimo argomento che tratterete di qui a breve, Giorgio. E stiamo già affrontando un argomento nuovo con Città dell'Infanzia e parallelamente anche con l'azienda che rappresento, ed è quello appunto di screening congiunti. Abbiamo avviato già delle campagne di screening per la valutazione dei danni uditivi in relazione poi alle perdite cognitive. Questa però è un'attività di screening che stiamo dedicando ai nonni, quindi abbiamo già fatto dei test spia con Città dell'Infanzia presso determinate strutture tipo l'Università della Terza Età, alla festa del nonno abbiamo screenato con una psicologa. I nonni che sono un po' i genitori bis dei bambini. Esattamente, beh, dedicarsi dell'infanzia significa, all'infanzia significa anche dedicarsi un po' a coloro che sono vicini ai bambini, e i nonni sono, sappiamo bene che sono un patrimonio molto importante. Siccome, ecco, questo è un altro tipo di discorso che è nato sempre da dei dati allarmanti lanciati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, siccome è emerso che le perdite uditive di un certo grado comunque vanno a intaccare nel tempo anche delle capacità cognitive, parliamo nella persona adulta,
Si è deciso di valutare in maniera congiunta con una logopedista e una psicologa, sempre di Città dell'Infanzia, la dottoressa Piras e la dottoressa Di Vernia, queste capacità in maniera congiunta. Quindi abbiamo fatto dei test uditivi, dei test psicologici e logopedici, per cui abbiamo valutato l'insieme, quelli che sono i risultati, le relazioni che effettivamente esistono. E questo è un programma che sto comunque continuando a portare avanti con l'azienda per cui lavoro, e sarà oggetto di una tesi, quindi insomma è un argomento molto nuovo che verrà affrontato. Poi tutti i progetti professionali, ecco, sono sempre legati alla necessità di collaborare con altri professionisti per allargare le nostre vedute, le nostre conoscenze e riuscire ad offrire proprio ai nostri utenti delle argomentazioni più varie, che vadano sempre ad abbracciare un unico argomento, perché parlare settorialmente molto spesso può essere utile ma al contempo riduttivo. Invece la stessa problematica ne prevede insomma un insieme poi di, certo, altri argomenti da affrontare. Questo è il nostro intendimento futuro, insomma. Perfetto, in bocca al lupo naturalmente per tutti i tuoi progetti. Alessandra, allora, il primo passo è l'hub, e questo è a metà mese, maggio se non erro, parte. Sì. Chissà, magari... Verità è già partito, sì. E che con le mie colleghe ancora non ci decidevamo su una data di ufficializzazione, anche per poter informare i pediatri della zona di questa nuova figura. E chissà, magari con le nostre telecamere... Arriveremo nel tuo hub, nel vostro hub, mentre sì. Per quanto riguarda i tuoi progetti futuri e il prossimo argomento da trattare su Città dell'Infanzia. Ma il prossimo argomento di cui penso che mi occuperò proprio oggi, perché da un po' che non scrivo, un po' mi bacchettano, penso che inizierò a vagliare sulla neurooftalmologia, di cui ho molte novità apprese nell'ultimo congresso in cui sono stata la settimana scorsa, congresso nazionale dell'Associazione Italiana Strabismo, quindi vedremo un po' di affrontare anche tematiche non proprio dedicate al tema prettamente dell'infanzia, di cui ho assolutamente parlato finora sempre, ma andiamo sugli adolescenti anche, per esempio la neurite ottica retrobulbare, che è uno dei primi segnali di sclerosi multipla, che è bene, come dire, indagare. Assolutamente sì. Io vi ringrazio per essere stati qui con noi. Naturalmente sia la dottoressa Alessandra Russo sia il dottor Giorgio Pagnotta li trovate sul portale Città dell'Infanzia, e lì sicuramente vi daranno i consigli, anzi contattateli proprio per chiedere dei consigli, come chiedete i consigli a tutti i redattori, a tutti i professionisti di Città dell'Infanzia, perché questo è un progetto veramente che noi abbiamo sposato come trasmissione, perché diamo spazio naturalmente a quello che è il rapporto tra un mondo tutto particolare, ma che, come dicevo prima, deve essere ben curato, perché dobbiamo far crescere i futuri cittadini di questa nazione, e quindi quello dei bambini, con gli specialisti che mettono a disposizione il loro sapere, la loro specializzazione, proprio per farli crescere bene. Quindi noi saremo sempre e ospiteremo sempre all'interno di Fatti e Misfatti, proprio perché è questa l'idea del nostro format, quella di mettere e di dare informazioni positive alla nostra regione. Io chiudo questa puntata di Fatti e Misfatti con ricordando il 23° anniversario della morte di Don Tonino Bello, un santo a detta di molti, e lo è, che proprio con i bambini poi aveva un rapporto veramente speciale, e quindi ci sono un po' di celebrazioni soprattutto nella diocesi di Molfetta, Ruvo e Terlizzi. Questa diocesi che ha visto questo vescovo anomalo, perché era un vescovo che naturalmente non era sugli altari o con il... Un aneddoto bellissimo. Raccontiamolo. Assolutamente sì. Mia madre è stata insegnante al tecnico di Biceglie fino a pochi anni fa. Loro organizzavano sempre manifestazioni, recite per raccogliere fondi. Io ero piccolina, mi aveva portato insieme, mi diede un blocchetto per una specie di lotteria. Io andavo vendendo i bigliettini, ero veramente piccina. Sfruttamento, quindi, naturalmente, del lavoro minorile da quello. Quindi Don Tonino, ma io non sapevo che fosse Don Tonino. Vuole comprare un biglietto della lotteria? Beh,
i soldi andavano alla sua casa di Molfetta, dove lui accoglieva. Sì, sì. E, insomma, lui mi diede, mi ricordo, 10.000 lire, si parla ancora delle lire, e mi dice, però il bigliettino tienilo tu, che se vinci ti prendi tu la cosa. E io, grazie, però mi sedetti vicino a lui a sentire, e io vinsi una cartella, la tengo come una reliquia, per che dire, bello. Don Tonino Bello, che i soldi veramente se li toglieva dal portafoglio. E quindi è giusto ricordarlo. Io ricordo anche che è proprio questa emittente, negli anni di pastorale proprio del Vescovo di Molfetta, l'ha ospitato tantissime volte, quindi questo è il ricordo che vogliamo dare proprio nel giorno della 23ª sua scomparsa, e poi tutta la redazione di Fatti e Misfatti di Video Italia è vicina al nostro amico Giampaolo. Fatti e Misfatti finisce qui, noi ci ritroviamo naturalmente come sempre venerdì in diretta dagli studi di Video Italia Puglia in collaborazione con la Gazzetta del Mezzogiorno per parlare della Puglia in positivo. Arrivederci.